Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo l'unboxing di un altro super pasqualone, ovvero il pasqualone dei Ninja Turtles. Oh, il pasqualone dei tortellini. No, ma che tortellini? Scusa, Tartolos in francese non significa tortellini. Allora, intanto Turtles è inglese, non è francese. E poi no, significa tartarughe, quindi tartarughe ninja. Ma come sei bravo, Vastatore. La sa. Anche questo contiene tante super sorprese. Anche questo è prodotto da Giochi Preziosi. Anche questo è ecologico. E anche questo possiamo colorarlo e dipingerlo come ci pare. Ma adesso iniziamo ad aprirlo. Eccolo qua. Oh, che bello. Ma dai Arex, levati di mezzo, che mi rovini l'inquadratura. Ed ecco qui il nostro super uovo. Guarda che bello, guarda com'è bianco. Oh, Arex, ho un'idea. Che c'è? Qualche volta ti andrebbe di fare un video in cui dipingiamo quest'uovo. Oh, sarebbe bellissimo. Vero, potremmo farlo dipingere a te oppure al cameraman. Sì, e quando lo facciamo questo video? Non lo so, devo pensarci. Ragazzi, a voi piace quest'idea? Mi raccomando, se anche voi volete un video in cui dipingiamo quest'uovo, fatecelo sapere. Speriamo di sì. Bene, adesso vediamo cosa c'è dentro. Oh, guarda quante cose! Allora, vediamo un po' cosa abbiamo trovato. Oh, abbiamo trovato i guanti, la maglietta, cioè credo sia una maglietta, ma tra poco lo andremo a scoprire. È l'action figure di Michelangelo! Oh, apriamo prima questo! Ti prego! No, dai, questo lasciamolo per ultimo. Iniziamo dai guanti. Ok. Wow, che fighi! Però adesso servirebbero delle mani umane per provarli. Quindi, cameraman! Che c'è? Ci servi? Dobbiamo sfruttarti. Sì, lo so, come sempre. Tanto stai sempre dietro quella videocamera a non fare niente. Ma in realtà non è vero. Cioè, sono io che filmo tutti i vostri video. Sono io che li monto, sono io che... Stai zitto! Tanto è tutto merito nostro e lo sai. Va bene, come vuoi. Avanti, provati questi guanti. Ok, allora, vediamo un po'. Oh, mi calzano perfettamente. Mamma mia, smettila di agitare quelle tre dita che fa impressione. Sì, effettivamente fa un po' strano vedermi con tre dita. Però dai, è una figata. Allora ragazzi, insieme ai guanti trovate anche questa palla. E come vedete, basta toccarla e si appiccica al tessuto dei guanti. Perciò potete divertirvi a lanciarvi la palla con i vostri amici. E a chi rimane attaccata la palla sul guanto, vince. Oppure potete inventare tantissimi altri giochi. Comunque si appiccica proprio tanto. Cioè, che figata. Non è facile lasciarla andare la palla, eh. Vabbè, hai finito? Ti stai divertendo? Ok. Ecco qua. Bene, adesso passiamo alla maglietta. Wow, ma no, non è una maglietta. E che cos'è, Vastatore? Questo è un gonfiabile gigante dei Ninja Turtles. Oh, ma che bello! Peccato che non abbiamo niente per gonfiarlo. Comunque sì, è davvero figo. Questo deve essere uno di quei gonfiabili che rimangono in piedi e con cui ti puoi sfogare prendendolo a pugni. Ma tanto io mi posso sfogare con te, eh? Come sei divertente. Dai, adesso apriamo l'action figure mushkush. Si chiama action figure, Arex. Action figure mushkush. No, action figure. Action figush. Figur. Figush. Vabbè, lascia stare. Dai, apriamola. Ed ecco qui il nostro Michelangelo. Guarda che figo, Arex. È bellissimo. E qui c'è una bustina gialla. Vediamo un po' cosa c'è dentro. Oh, abbiamo trovato due armi. Che bello, che bello. E guardate ragazzi, se aprite il guscio scoprite uno scompartimento segreto in cui tiene nascosti i suoi attrezzi. Vediamo un po'. Cioè dai, guardate che figata. Li adoro. E poi è davvero tanto snodabile questo Michelangelo. Secondo me possiamo fargli fare tantissime cose. Dai, scopriamolo insieme. Oh no, ecco che inizia con l'elenco. Possiamo farlo stare in piedi. Possiamo farlo stare seduto. Possiamo fargli fare la spaccata. Possiamo farlo ballare. Possiamo fargli fare le flessioni. Possiamo fargli girare la testa al contrario come Regan dell'esorcista. Possiamo farlo andare di fretta. Possiamo fargli fare bubussettete. Vi ho spaventati, eh? Possiamo fargli fare Jack! Sto volando! Possiamo fargli fare lo scimpanzé. Possiamo farlo splendere in cielo come una stella. Oppure possiamo farlo diventare una stella cadente. Aiuto! Possiamo fargli assumere posizioni innaturali. Possiamo fargli fare l'energia sferica di Goku.
Possiamo farlo combattere. Possiamo farlo correre. Possiamo farlo scorreggiare. Possiamo farlo saltellare dalla gioia. Possiamo farlo apparire all'improvviso. Possiamo farlo scomparire all'improvviso. Possiamo fargli salutare il pubblico. Possiamo farlo stare appeso a testa in giù. Possiamo farlo cadere. Possiamo farlo rialzare. Possiamo farlo volare. Possiamo farlo sternutire. Mi raccomando, sempre sulla piega del gomito. E poi possiamo farlo dormire. Poverino, sarà stanco. Quindi auguriamogli tutti la buonanotte e lasciamolo riposare. Poi lo facciamo svegliare, lo facciamo andare di fretta, gli facciamo fare le flessioni, gli facciamo fare l'energia sferica, gli facciamo fare bubussette, lo facciamo combattere, lo facciamo ballare. Oh, e basta, si è capito! Ma no, ci stavo giocando! E ho capito, però basta, no? Uffa, va bene! Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere se vi è piaciuto, lasciate tanti commenti su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ah, ma che... Cavolo! Dai, Devastatore, giochiamo! Ma che fai? Perché ti sei messa quella roba in faccia? Non mi potevo mettere il guanto sulla mano. Ho le zampine troppo piccole. Perciò me lo son messo in faccia. Sì, Arex, ma non puoi mica giocare così. Dai, adesso ti lancio la palla. Arex, ma non puoi. Dai, palla! Vai! Devastatore, prendila però! Ma se non riesci nemmeno a lanciarla! Certo che ci riesco! Sei tu che non riesci a prenderla! Dai, riproviamo! No, senti, io non posso andare avanti così. Aia! Oh, però ci sono riuscito! Perché non hai lanciato solo la palla, hai lanciato anche il guanto. Ah, giusto. Aspetta, riprovo. No, Arex, dai. Ma basta!